Buongiorno, buonasera, anzi, e benvenuti a questo secondo incontro per la presentazione delle novità di Logo Soluzioni. Partiamo subito, condivido con voi lo schermo. Eccolo qua. Il primo libro di cui vi voglio parlare fa parte di una collana nuova che si chiama Wonder Ponder. Wonder Ponder, perché meravigliati e pensa. La collana consta di due libri, il primo è appunto Mondo Crudele, l'altro si intitola Io Persona, e nasce dall'idea di un'insegnante, l'autrice appunto, che durante insomma un lavoro in classe si è resa conto della necessità di cercare di stimolare il pensiero critico nei bambini. Lei infatti è laureata in filosofia all'Università di Edimburgo. E quindi questo libro consta di 14 tavole corredate da altrettante domande che vedete qui comparire in senso in ordine sparso, diciamo così. Non c'è in effetti un ordine da seguire per leggere questo libro, anzi, è auspicabile aprirlo e lavorare insieme. Il primo, come dicevo, è dedicato alla crudeltà, che è un tema che in questo periodo è quanto mai purtroppo attuale, e vengono proposte una serie di situazioni con delle domande che ci aiutano noi bambini, noi insieme ai bambini, a pensare, a costruire un pensiero critico e autonomo. Per esempio, qua vediamo spezzatino di gatto, per cosa non mangeresti mai? Perché hai mai mangiato uno spezzatino di gatto? Eccetera. Quindi si susseguono queste situazioni abbastanza comuni, come può essere purtroppo qua questa bambina presa pesantemente di mira dai suoi compagni, oppure il papà che fa il bagno, il bimbo che però non lo vuole. Allora la domanda: cosa pensi che stia succedendo? E ci sono un centinaio di domande. E alla fine del libro troviamo anche quattro pagine dove il lettore può, eccole qua, può scatenare la sua fantasia e dare il suo contributo cercando di trovare delle situazioni sulle quali riflettere. Poi dopo, alla fine del libro, troviamo i concetti che sono protagonisti di Mondo Crudele. E come dicevo, questo è il primo. Dopo il secondo, che è già uscito è in contemporanea, è Io Persona. Il concetto è sempre appunto quello portato avanti da Ellen Dutti, l'autrice, insieme alle illustrazioni di Daniela Martagan, e quello di stimolare appunto il pensiero critico. Qui il tema non è più la crudeltà, ma è il rapporto fra intelligenze artificiali, diciamo così, e la persona. Cosa vuol dire essere una persona? Cosa vuol dire essere un essere umano? Cosa ci differenzia dal robot, per dire, per esempio? E di nuovo abbiamo circa 14 tavole con oltre un centinaio di domande con le quali si può riflettere, si può lavorare insieme per arrivare appunto a costruire una capacità di ragionare per conto proprio. Il libro è pensato sia per una lettura autonoma che per una lettura insieme a un adulto. In fondo, ecco, la possibilità di usare la propria creatività. Passiamo dunque invece a un'altra collana che conosciamo, che è quella degli albi della Ciopi. Gli albi della Ciopi, qui il primo, che è il tema con la prossima festa della mamma, è un regalo per la mamma, scritto da Lorenz Schimmel e illustrato dalla nostra Alessandra Manfredi. Alessandra è bravissima nel realizzare i piccoli teneri animali come questa famiglia di ghiri, e la storia è quella di due fratellini, Rita e Abele, che vogliono fare appunto un regalo alla mamma. Rita trova un bellissimo fiore, quindi poi deve trovare la scatola adatta per regalarlo alla mamma, mentre Abele vuole fare ancora di più, quindi cerca una scatola enorme, una scatola che possa contenere questo incredibile regalo. Quando arriva la mamma, riceve il fiore ed è felicissima, e scopriamo poi qual è il regalo di Abele. Abele, nella scatola immensa, voleva proprio regalare alla sua mamma un grandissimo e fortissimo abbraccio. Quindi poche righe, poche parole, però insomma tutto un sentimento raccolto grazie a questi piccoli animaletti.
fa parte, come dicevo, degli Albi della Ciopi, quindi è un cartonato grande, a 18 euro. Poi, sempre per gli Albi della Ciopi, un'altra protagonista che ben conosciamo, che è la nostra Daisy. Daisy nasce dalla fantasia di Jane Simmons, l'abbiamo già vista in due volumi, due libri precedenti. Adesso il fratellino Pip, che è protagonista anche lui della copertina, è cresciuto e insieme a Daisy affronta una nuova avventura. Infatti il titolo è Daisy e la belva. I due fratellini infatti vanno dal nonno e il nonno gli racconta una bellissima storia che finisce appunto dicendo: nessuno trova la belva. Allora Daisy e il fratellino decidono di essere loro quelli che troveranno la belva, e naturalmente è anche un po' un pretesto per andare a vedere tutti gli animali della fattoria con tutti i versi che fanno, quindi questo per i bambini più piccoli è l'ideale, no? Quindi c'è il mu che fanno gli uccellini, delle api, gli oink oink dei maialini, finché insomma dopo tutta questa esplorazione arrivano in una parte chiusa della fattoria e sembrano vedere due occhi gialli nel buio e scappano via perché pensano di aver proprio trovato la belva. In realtà non si tratta di due piccoli gattini appena nati che diventeranno sicuramente loro grandi amici e condivideranno tutti i giochi di Daisy e il piccolo Pip. Andiamo avanti e sempre per gli albi della Ciopi, con grande piacere vi faccio vedere il pesce. Il pesce è di Ronald Curchod, questo illustratore svizzero, che proviene anche dalla grafica, e in effetti questo libro è una festa proprio per gli occhi, perché ci fa apprezzare la capacità di Ronald di usare i colori, no? Questo uso sapiente dei colori caldi, colori freddi. La storia è quasi fosse un pretesto: si tratta del giovane, di questo ragazzino che va al bosco, si avvicina al fiume, gli viene voglia di pescare. Quindi guardate qua, ci immergiamo proprio nel fiume insieme ai pesci. Mi viene voglia di pescare, quindi torna velocemente a casa, si costruisce un amo e torna nella foresta. Ecco che l'accostamento fra i diversi tipi di gamme di colori, e pesca il pesce. Il pesce però naturalmente una volta sulla riva si dibatte, i loro occhi si incontrano e si rendono conto di essere due esseri viventi della stessa natura, no? Quindi libera nuovamente questo pesce, ma insomma l'animo del ragazzino rimane e dice: adesso ho un unico desiderio, catturarlo di nuovo. Quindi anche questo è un bellissimo album, veramente un trionfo di colori. Per quanto riguarda invece la Biblioteca della Ciopi, che sapete è questa collana che unisce delle letture molto valide all'illustrazione altrettanto di qualità, usciamo con Ciopi Libera Tutti. Ciopi Libera Tutti, il testo di Sofia Luminosa, mentre le illustrazioni sono della nostra Giulia Pintus, e esce in un momento in cui veramente ci stiamo per liberare tutti, possiamo ben dirlo, e raccoglie tutta una serie di giochi da fare all'aperto. Da fare all'aperto sono i giochi tradizionali, i giochi che tutti conosciamo e che, eccolo qua, che sono da fare, ripeto, insieme agli amici, non più davanti a un computer o davanti alla scrivania, ma proprio nel parchetto, con qualsiasi tempo si dice, perché poi il testo ironico dice: ma va, basta che vi vestiate, poi alla fine si può uscire anche se cade qualche goccia di pioggia. E sono quei giochi tradizionali che insomma abbiamo forse anche un po' fatto anche noi che siamo più grandi. Poi, sempre per la Biblioteca della Ciopi, vi faccio conoscere la Lucertola. La Lucertola è la scrittrice è Luisa Noguera, mentre l'illustratore è Israel Barron. Qui si tratta di seguire la crescita proprio della piccola protagonista, che si trova in una situazione familiare particolare, in quanto il papà è morto, la mamma si è risposata, ha avuto un'altra figlia, e quindi la protagonista, Lucia, si deve
deve venire a patti, insomma, deve trovare la sua strada, il rapporto con il papà, dal quale ha ereditato una grande passione per gli insetti, e il rapporto con la sorellina, con la mamma, col nuovo compagno della mamma, quindi una storia anche molto, molto attuale. E il suo crescere è aiutato appunto da questa amicizia speciale che ha con questa graziosissima lucertola. E questa crescita di Lucia arriva verso la fine, insomma, quando riesce a riconciliare tutte le varie parti della sua esistenza e, insomma, andare avanti con positività. Cambiamo collana, diciamo così, e ci troviamo nel mondo dei fumetti. Il mondo dei fumetti parte con il genio del barattolo di ravioli. Il genio del barattolo di ravioli è creato da Albertina e da Germano Zullo, questo sodalizio vincente, che crea queste immagini molto particolari, stilizzate per un certo senso, ma molto molto equilibrato. Qui la storia è simpaticissima. Armando, che è il protagonista, lavora per una fabbrica di ravioli. Ha una vita molto metodica, tutti i giorni va a lavorare, tutte le sere torna a casa, si apre un barattolo di ravioli e cena. Soltanto che un bel giorno, ta-da, da questo barattolo di ravioli fuoriesce un genio, il quale genio, da buon genio, gli chiede di esaudire due desideri, non tre, ma soltanto due. E Armando qui rivela tutta la sua natura così semplice e sincera, nel senso che non vuole le solite cose, quindi soldi, castelli, viaggi particolari, ma chiede semplicemente un giardino, che il genio dice: dai, almeno una prateria. E così Armando si ritrova in mezzo al verde, in mezzo ai fiori, in mezzo alle piante. Poi c'è il secondo desiderio da esaudire e lui chiede un piatto di spaghetti. Il genio vuole strafare, gli regala invece un bellissimo pranzo di cui godono insieme tutte le portate. Quando è il momento di rientrare dentro il suo barattolo, però il nostro genio non ce la fa, sbang, rimane a metà. Allora è Armando che in questo caso l'aiuta e gli dice: va bene, farò io il genio per te. Che cosa vuoi? Esaudirò un tuo desiderio. Allora il genio ci pensa e dice: sai che cosa? Vorrei semplicemente stare con te in questo bel posto verde con i piedi a bagno nel fiume. Quindi molto carino, che esalta sia l'amicizia sia la possibilità di essere felici con le cose più semplici. Sempre per i fumetti della Ciopi, vi faccio vedere Patatrac. I fumetti della Ciopi, vi ricordo, sono le brossure 195x255 con ali. Qui abbiamo Patatrac. Patatrac di Guillaume Long, è per ragazzini un pochino più grandi, che leggono già assolutamente in autonomia. E racconta appunto del protagonista che cade da un albero, si rompe una gamba. E quindi deve andare all'ospedale per subire un'operazione, il gesso e tutto quanto. Quindi ci sono le sue avventure con il compagno di letto, con l'amico del cuore Remigio che vuole intervenire per farlo evadere. Ci sono tutti gli aneddoti così molto scherzosi e molto ironici che corredano questa piccola avventura tutta da leggere, che si conclude naturalmente positivamente, e addirittura il piccolo protagonista non vede l'ora di tornare in ospedale per togliersi il gesso. La storia di Cinghialotto e di Camilla Piumata si rivolge a un pubblico forse un pochettino più grande, è scritta e ideata e illustrata da Jerry Kramski, che conosciamo perché ha lavorato tanto, era suo compagno di classe, con Lorenzo Mattotti. La storia di Cinghialotto e di Camilla Piumata invece è, diciamo, tutta di sua creazione. È molto particolare, racconta l'amicizia speciale che nasce fra Camilla Piumata, questa ragazza particolare dalla quale nascono nei capelli delle piume, e invece il protagonista Cinghialotto, che è ben diverso. Mentre lei è una quasi hippie, mi viene da dire, a cui piace girare, suonare, non mettere radici da nessuna parte, Cinghialotto invece
è un personaggio più radicato con la terra, più abitudinario. Nasce una forte amicizia che però naturalmente si scontra un pochettino con le due indole diverse e il fumetto proprio racconta come entrambi riusciranno invece a, come si dice, a stringere, a consolidare la loro amicizia, capendo appunto quali sono gli aspetti in comune del loro carattere, ricongiungendosi anche a una vita il più naturale possibile. Quindi tre fumetti della libreria della Ciopi, uno veramente più interessante e originale dell'altro. Poi, cambiando argomento, per quanto riguarda la collana che facciamo insieme a Sea Shepherd, quindi con il testo di Gert Fons e le illustrazioni di Roger Olmos, usciamo con Shark. Già la copertina ci fa capire, che richiama ovviamente lo squalo, il film Lo squalo, ci fa capire che c'è un'inversione di punto di vista. A questo punto i predatori pericolosi siamo diventati noi. Come sapete, Roger Olmos è particolarmente sensibile a queste tematiche e senz'altro la potenza delle sue illustrazioni deriva dal fatto che sono temi che lui vive e sente in maniera totale. La storia qua è quella di un papà e di un figlio che vanno a cena fuori, il papà porta il ragazzino a mangiare la zuppa di pesce e soltanto che poi lui viene catapultato dentro a questa zuppa, finisce dentro la zuppa e improvvisamente si trova all'interno dell'oceano. Il testo è in inglese e in italiano e quindi si trova a essere testimone oculare, in effetti, di quello che succede, guardate che immagini, di quello che succede nell'oceano, nel mare, la pesca sconsiderata come si dice, massiccia che viene fatta senza nessuna regola, l'inquinamento, e in particolare in questo caso si parla appunto dello squalo che subisce questa sorte terribile perché vengono depinnati per fare questo zip e muoiono perché non riescono più a nuotare. Quindi di nuovo una sensibilizzazione particolare da parte di Roger Olmos e di Gert Fons nei riguardi di quella che è la natura e in particolare la fauna marina. Poi dunque vi lascio meditare sullo squalo e passiamo alla Bianchina. La Bianchina è un album di Nicolas Arispe. Allora, Nicolas ci ha abituato ai suoi bianchi e neri, fatti a china, veramente splendidi. Lui si caratterizza proprio per l'infinità di richiami culturali, anche trasversali, che si ritrovano all'interno delle sue opere. Qui la storia però ha per protagonista una bianchina, una piccola automobile che intraprende un viaggio molto pericoloso. Lei certamente non è un fuoristrada di grossa cilindrata, ma comunque riesce in ogni caso a cavarsela, perde la strada, finisce l'isola di Pasqua, finisce addirittura sui binari del treno, vedete qua, ma imperterrita porta avanti la sua missione che proprio culminerà sempre qua, in questa savana, perché il suo scopo era quello di riportare e riaccompagnare a casa l'elefante del circo. E poi è pronta per tornare come si dice, intraprendere nuove avventure. Qui nella parte finale avete tutti i libri che abbiamo già pubblicato col nostro Nicolas Arispe. E da ultimo, ma non ultimo, vi faccio vedere, vi presento Come le nuvole di Anna Paolini. Questo è un libro che è stato fortemente voluto dall'autrice stessa. E Come le nuvole vuole parlare di quello che può essere un momento buio di depressione o comunque di tristezza che attraversa la vita delle persone. E Anna lo fa con questo splendido ritratto femminile in prima persona, un ritratto che all'inizio, come vedete, è popolato da queste nuvole primaverili, quasi gioiose, allegre, serene.
mentre piano piano vediamo che invece si trasformano per diventare nuvole più scure, nuvole foriere di pioggia, il volto si intupisce, addirittura insomma arriva il pianto e i fulmini e la pioggia e quindi è il momento di down maggiore, ma quasi ci si sente come affogare, però la speranza e l'auspicio per tutti è quello di tornare ad essere sereni come le nuvole della parte iniziale. Quindi con questo io vi saluto, vi ringrazio e vi rimando al prossimo appuntamento con Logos Edizioni.